Sai, konnichiwa, salve gente, bentornati su Sado-san per un nuovo video dedicato alla grammatica giapponese. Oggi vediamo come fare il comparativo nella lingua giapponese. Mettiamo a confronto degli elementi. Questo è più di questo, e tanto questo, e cose del genere. Sarà un video con più regole grammaticali da studiare, quindi tenetevi forti e preparatevi per bene. Ma prima di partire, se il canale è di vostro gradimento, seguite la vignetta qui sopra. Non smetterò mai di dirlo. Ricordate di supportare il canale, sono a un passo dai 500 iscritti e confido in voi. Ora intro e via con la nuova video lezione. Bene, prima regola del video che stiamo per vedere è il comparativo di maggioranza. Questo è più di puntini 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 e la regola è la seguente. A. Primo oggetto di comparazione. Particella tema wa, b secondo oggetto di comparazione, particella yori che sta per di rispetto a, e poi segui il resto della frase con i metri di paragone, va? Un aggettivo, un sostantivo oppure un verbo. Nella frase il termine, quello che precede la particella wa, è più del secondo, meglio del secondo, ma via con l'esempio. Vediamo questa immagine, sono due nazioni. Li avete riconosciute, no? Sono Italia e Giappone messi a confronto. Dando per bene uno sguardo, mi viene da dire che il Giappone è più grande dell'Italia, ma beh, direi proprio di sì, i numeri sotto parlano chiaro. Quindi la frase viene: Nihon wa Italia yori oki desu. Nihon sta per Giappone, seguito dalla particella tema wa. Poi segue il termine, il secondo termine di comparazione, Italia, che sarebbe la nostra nazione. Poi la particella yori che mi rende il confronto di e segue l'aggettivo oki che sta per grande. Il Giappone è più grande dell'Italia. È una costruzione abbastanza facile, basta ricordarsi che chi precede wa, il tema della frase, è quello migliore, di più, rispetto a quello indicato con yori. Per il comparativo di maggioranza esiste anche una versione alternativa, che al posto della particella tema wa, vede la costruzione no ho ga. A. No ho ga. B. Yori. Puntini, puntini, puntini. È identica a quella di prima, solo con no ho ga. Ho sta per direzione, via, lato, e in questo caso mi indica un lato della comparazione. Ma possiamo vederlo come di più, ecco in italiano. Facciamo un esempio anche per questa volta. Vedete un'immagine, no? Ci sta del pollame, del Toriniku, carne di pollo, mentre dall'altra parte è Kudamono della frutta, e vedendo la frutta costa decisamente di più, ecco. Sì, in Giappone frutta e verdura non si possono comprare, sono costosissime. Perciò la frase mi viene Kudamono no hoga toriniku yori takai desu. La frutta è più costosa della carne di pollo. Vedete, non è poi così tanto differente dalla precedente versione. Volendo possiamo anche invertire A con B e B con A come posizione. Ricordatevi solo che chi sta con no o ga è quello di più. Per caso desideriamo rinforzare questi concetti, possiamo abbinarci a verbi come zutto, molto e scosci un po'. Vediamo un esempio, i due titoli dell'immagine. Goku no o ga Vegeta yori scosci suyoi desu. Goku è poco più forte di Vegeta. Si chiama Son Goku, ma per facilità vi ho messo solo Goku, ecco. Quel Tsukoshi, come detto, sta per un po' e presiede l'aggettivo ini suyoi, che invece significa forte. Goku è più forte di Vegeta, di poco, anche se io preferisco Vegeta. Con Zutto invece, altra vignetta, eccola qua. Kuririn no Hoga Vegeta Yori, Zutto Tsuyoi desu. Krillin è più forte di Vegeta, di molto. Molto, tutto, di molto. No, non è vero. Nella prossima regola vediamo invece come dire elemento A non è come elemento B, non è tanto quanto B. La regola vede A, particella wa, B, odo, che sta per come, e segue il resto al negativo, negativo. Quindi A non è come B. Facciamo Italia go wa Chugoku go odo muzukashikunai desu.
Italia Go, italiano, la nostra lingua. Ricordo che mettendo Go alla fine di una nazione si rende la lingua di quella nazione. Poi segue Chugoku Go, la lingua cinese, Hodo come, e poi alla fine l'aggettivo difficile al negativo, Muzukashikunai desu. L'italiano non è difficile come il cinese, e penso vi trovate con la mia frase, no? Nella lingua giapponese non esiste poi una vera forma per il comparativo di minoranza. Questa regola diciamo che si avvicina al nostro comparativo di minoranza, in un certo senso. Inoltre questa regola si rende anche al positivo, ma è usata prettamente al negativo, ricordo, diventando A è come B, il comparativo di uguaglianza, va, sarebbe. Riprendendo la frase di prima, Italia go wa chugoku go hodo muzukashii desu. L'italiano è difficile come il cinese. Psst, col cavolo. Questa volta ho giusto variato l'aggettivo finale mettendo al positivo muzukashii desu. Non ho detto questa regola prima di quell'altro perché appunto si usa principalmente al negativo. È solito usarlo al negativo. Ora, altra regola, ho detto che sono tante oggi, eh. Vediamo come fare una domanda che mette due cose a confronto, tipo una bilancia. Tra A e B, quale delle due di più? A to, B to, do ci la ga, puntini puntini puntini, ka, particella interrogativa ka. I due elementi a confronto sono accompagnati dalla particella to. A to, B to. Segue do ci la, e significa quale, riferito a una scelta tra due elementi, due, non di più, due. Poi particella ga e segue il resto. Facciamo tra Naruto e One Piece. Quale preferisci? Naruto to One Piece to Dōchira ga suki desu ka? Suki è un aggettivo e nai significa piacere, preferire. Per la risposta, beh, mi affido alla mia collega Fede-san. Vediamo quale preferisce tra Naruto e One Piece. Fede, quale preferisci tra Naruto e One Piece? Aspettiamo la risposta. Ecco qua, risposta giunta. Allora, tra Naruto e One Piece preferisco One Piece perché, anche se a volte è ciclicamente ripetitivo, per me risulta più coinvolgente, mentre a Naruto non sono mai riuscita ad appassionarmi del tutto. Sarà che già di mio non sono granché fan dei ninja, però c'è anche il fatto che avendo seguito solo l'anime, devo dire che i troppi filler l'hanno reso un pochino discontinuo e a tratti noioso. Beh, ecco, devo ammettere che mi aspettavo una risposta più breve, va, tipo preferisco questo, preferisco quello. Invece è stata abbastanza esaustiva. Vabbè, quindi la risposta la sappiamo e condivido anche in parte. Quindi la risposta One Piece no ho ga suki desu. Mi piace di più One Piece. Ma lei mi ha fatto capire che preferisce di molto One Piece. Se lo preferisce di molto, facciamo One Piece no ho ga zutto. Preferisco di molto One Piece. Come detto prima, con questo zutto oppure con Scoshi rendo più incisivo o meno il confronto. E con la risposta data, con questo, per non caricarvi più del dovuto, direi di terminare qui la lezione. Uguale. Bene, gente, ricapitolando cosa abbiamo visto oggi, il comparativo in giapponese. A è più di B. Comparativo di maggioranza, che si può fare in due modi, quello di uguaglianza e non, e per finire mettere a confronto due elementi in una domanda con tanto di risposta. Ecco il succo di quello che abbiamo visto oggi. Volevo spiegare anche altro, ma vabbè, se ne parla al prossimo video, va, lasciamo stare. Memorizzate per bene la lezione, fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo, se avete delle domande. E rinnovo contribuito alla crescita del canale. Ora vi lascio con la lista di tutte le lezioni fatte fino ad oggi e vi saluto anche. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Mi raccomando, non mancate. Alla prossima. Matane.